famosissimo per l'ultimo album di David Gilmour, On an Island, è proprio il G2 costruito da Peter Cornish, utilizzato su quasi tutto l'album, sempre in combinazione magari con un compressore, tipo appunto nell'ultimo caso il Demeter Compulator. Ma essenzialmente quando si parla di Gilmour si parla di distorsioni anche pesanti. Il G2 è una derivazione circuitalmente del muff, del big muff, più che un overdrive, però ha una saturazione molto meno spinta e a cavallo un po' tra l'SS2, cioè l'overdrive soft sustain, e il P2, che è invece una replica del big muff con piccole modifiche. In realtà il G2 si avvicina più al suono del Procorat, che è un altro dei pedalini che ha utilizzato molto Gilmour, soprattutto fine 80 e inizio 90. Il Big Muff numero 1 di Gilmour è stato sempre il Rams Head del 1973 della Electro Harmonix, però ovviamente si possono trovare altri Big Muff ben suonanti, o il P2 Cornish, che costa comunque un bel po' di soldini, oppure anche i Civil War, cioè i Big Muff fatti dalla Softec nei primi anni 80 o metà anni 80, caratteristici perché ovviamente chiamati Civil War perché avevano il grigio dell'esercito federale e il blu dell'esercito dell'Unione. Però ovviamente vi volevo far ascoltare qualcosa con le distorsioni pesanti di Gilmour, perché una delle caratteristiche sue è ovviamente l'espressività, nonostante la quantità di distorsione, e diciamo la definizione sul suono, sulla pennata, proprio in modo da sentire proprio il chitarrista, nonostante la quantità di distorsione. Questo è il Big Muff. Corposo nonostante i single coil grazie nonostante i single coil della Stratocaster, com'è corposo il suono, e ovviamente questi sono dei singoli che sull'ampli suonano molto leggeri, non hanno ovviamente una grandissima potenza, è una delle caratteristiche principali per far suonare bene una Stratocaster, non occorre il segnale qui, occorre il segnale qui e lì ovviamente, e Gilmour lo sapeva benissimo. Però una caratteristica fondamentale del suono del Big Muff di David Gilmour è che lui lo boosta con un overdrive in front, cioè fa una piccola scolpisce diciamo le frequenze in entrata al Big Muff stesso, dando poca distorsione dal overdrive e dando la distorsione vera e propria dal Big Muff. Quindi l'equalizzazione la fa sul overdrive, lo spinge molto di livello, boosta all'entrata del Big Muff e il Big Muff dà la distorsione. Avete sentito come suona il Big Muff senza overdrive in front? Ve lo faccio sentire, e con l'overdrive in front ve lo faccio sentire senza. Sentite, è troppo flatulento e perdente sui bassi, come direbbero gli inglesi. Ora non so l'inglese, però magari so la traduzione. Quindi ovviamente lui dà definizione e presenza sulle medio alte grazie all'overdrive. Riascoltiamolo senza e riascoltiamolo con.
tutto questo ovviamente per uscire al meglio nel mix del gruppo, senza scavare troppo le medie come magari qualcuno tende a fare, proprio perché i suoni solisti hanno una necessità, insomma, di medie, proprio perché ovviamente devono diciamo superare proprio il mix del gruppo e posizionarsi nel modo giusto. Questo ovviamente è il, diciamo, il pedale principe delle distorsioni di Gilmour, insieme al tube driver. Ovviamente qui facciamo una carrellata, insomma, che non può essere completamente esaustiva, però si possono dare degli input ovviamente che possono farci avvicinare al suono di David Gilmour molto più facilmente, proprio perché personaggi come il sottoscritto ci hanno sbattuto la testa per tanti anni. Lui utilizza di solito un TS-10, oppure in seguito ha utilizzato anche altri tipi di overdrive, come anche il soft sustain dalla nota molto ampia o il tube driver. Però l'unico problema del tube driver è che è un po' rumoroso in entrata del big muff e ovviamente crea un po' di problemi di ronzii, quindi si tende a non utilizzare. Ora va molto di moda su internet dire che Gilmour utilizza il tube driver dopo il big muff. Ovviamente dopo tanti esperimenti mi permetto di dire che non è vero, e ovviamente se siete curiosi provateci, insomma, io vi ho avvertito. Perde presenza e compattezza il suono, ovviamente. E per quanto riguarda le modulazioni, altra caratteristica fondamentale di David Gilmour è che le metteva al servizio del brano, quindi ovviamente tutti i pedali e tutti i suoni di modulazione che sceglieva li sceglieva proprio per rendere un'atmosfera, dalla più psichedelica dei primi anni fino alla più pop degli ultimi anni, dalla più rock pop degli ultimi anni. Vi faccio un esempio di due tipi di modulazione che ha utilizzato nel tempo proprio per spostare il pitch della nota. Prima il l'univibe, che ha utilizzato molto per esempio su The Dark Side of the Moon. Ovviamente ci ha fatto anche altri pezzi storici tipo SMVM che abbiamo sentito prima. Sentiamolo invece con un chorus, un CE2 della Boss che lui utilizza ormai dagli anni 80 senza tregua. Questo è il CE2, sentite il suo effetto, è leggerissimo. È caldissimo, proprio perché è molto medioso e riempie nelle frequenze giuste, è una delle caratteristiche che cerca Gilmour nei suoni. Però ovviamente quello che cerca lui nei suoni essenzialmente è la magia proprio del suono, della modulazione. Altra caratteristica, per esempio, un altro tipo di suono che è di solito il mistress, l'electric mistress. Ora non mi centravo in pedaliera, ho fatto uso di un altro pedale, però ovviamente è un chorus un po' flangerato e può dare un'ottima idea del tutto. Thank you.
capite insomma quello che cerca lui ovviamente dal tipo di modulazione, e la sentite chiaramente. Togliendola, quindi lui essenzialmente cerca un'atmosfera dall'effetto e ovviamente lo mette al servizio del pezzo. Per quanto riguarda diciamo le modulazioni, quindi necessario proprio per ricostruire il suono di Gilmour sono i seguenti pedali: un univibe o comunque una buona simulazione di univibe, anche di ultima produzione, anche se è difficile trovarli ben suonanti, un phaser tipo il phase 90 della MXR o anche lo small stone della Electro Harmonix, un chorus, e il CE2 qua va sempre bene perché probabilmente è il chorus più bello che lui abbia mai usato, e infine un flanger, tendenzialmente Electric Mistress, preferibilmente degli anni 70, proprio perché negli anni 70 i pedalini venivano fatti in modo diverso, non che negli anni 70 sapessero lavorare, oggi no, è che oggi ci sono leggi di mercato che ovviamente tendono a far risparmiare il produttore. You miss the